Noi siamo partiti da un problema che abbiamo percepito nell'utenza, cioè il fatto che molti genitori vengono qui a fare delle visite fisiatriche presso Romei o poi delle visite neuropsichiatriche infantili e ci capita sempre di parlare con dei genitori preoccupati perché i bambini portano questi zaini enormemente pesanti. Allora ci siamo interrogati sul fatto che dovevamo fare qualcosa, dovevamo prendere qualche iniziativa. E allora ci siamo venuti in mente di andare a verificare un po' il peso di questi zaini. Dalla letteratura abbiamo visto che un terzo dei bambini portano sulle spalle uno zaino che pesa più del 30% del loro peso, qualcuno addirittura il 46% del peso del bambino. Questi pesi sono addirittura maggiori rispetto a quelli che la legge 6.6 prevede come prevenzione Per gli diciamo, infortuni sul sul lavoro. lavoro. E quindi ci siamo detti, perché non fare qualcosa per cercare di risolvere il problema? Abbiamo coinvolto le scuole e siamo partiti con due scuole, una scuola primaria e una scuola secondaria. Nella scuola primaria abbiamo fatto in modo che ci fosse un protocollo di tipo educativo, gestionale dello zaino, nel quale praticamente il bambino sapesse come gestire lo zaino. La maestra ha fatto un decalogo per cui quello che si può lasciare a scuola si lascia a scuola, quello che si porta si stabilisce il giorno prima, ma e soprattutto il bambino verrà sanzionato quando non porta il libro, come succede adesso, ma anche quando ne porta troppi. Quindi un criterio educativo che noi cercheremo di applicare. Alla scuola media, invece, abbiamo utilizzato questo tipo di approccio mutuato dalla scuola primaria. In più, abbiamo invitato gli insegnanti a utilizzare lavagne interattive multimediali che da quest'anno sono disponibili. Non sono tante le lavagne, non ce l'hanno tutte le scuole, ma quelle che ce l'hanno possono usarla. Con la collaborazione della maestra Marisa Taffora della scuola Bice Piacentini e del professor Leone Damiani, professore di matematica presso la scuola Cappella Cursi, abbiamo messo su questi due studi. Quindi alla scuola elementare faremo uno studio tra una classe controllo e una classe nella quale applichiamo il criterio educativo. Alla scuola media faremo uno studio tra una classe controllo che non farà nessun tipo di, diciamo, di intervento e due classi nella quale in una ci sarà il protocollo educativo e nell'altra il protocollo educativo e sarà utilizzata la lavagna interattiva multimediale. A giugno vedremo se questi due approcci ci avranno consentito di scaricare gli zaini. Se questo succederà, se scaricando gli zaini in questa maniera otterremo dei risultati, diciamo, concreti, poi chiederemo chiaramente alle altre scuole di applicare Questo questo protocollo. protocollo. Sì. Come fate a sincerarvi materialmente del fatto che il peso sia abbassato degli Noi zaini? abbiamo fatto già 6 rilevazioni in 3 settimane, in giorni random, quindi non controllati, nel periodo, diciamo, invernale, quindi nel periodo, diciamo, di gennaio, febbraio e marzo. Stiamo applicando i protocolli nelle due scuole, poi faremo una stessa tipo, diciamo, di rilevazione verso la fine della scuola, sempre 6 pesate in 3 settimane in giorni random e verificheremo se siamo riusciti ad ottenere appunto una riduzione del peso dello zaino. La riduzione del peso zaino è una cosa bruta, no? Chiaramente aspecifica, grossolana, ma è un dato misurabile. Quindi se il dato è misurabile, in medicina ci dà la possibilità di capire se il nostro intervento è stato efficace o non è stato efficace. Questo approccio vuole anche fare in modo che si prenda consapevolezza che al di là di quello di mettere le ruote allo zaino, di mettere gli spallacci, di pensare agli zaini strutturalmente più ergonomici, c'è la possibilità reale di scaricarlo, perché si partiva dal concetto che il peso dello zaino è qualcosa di non modificabile. Allora, se noi riusciamo a spezzare questo meccanismo, a fare in modo che ci sia consapevolezza da parte dei genitori, da parte degli insegnanti, che questa cosa è possibile, abbiamo fatto una cosa, secondo me, nuova. Perché anche in letteratura quello che troviamo sono tutti i decaloghi che servono per come portarlo, come metterlo, non portarlo sulla spalla sola, non portarlo su due spalle, Poi come andare riempirlo. all'origine, Noi andiamo a proprio vedere come se non ci riempirlo. sembra poco logico che il bambino faccia il muletto. Per sollevare i pesi c'è il muletto, no? Quindi che un bambino debba caricarsi questi zaini, i bambini piccolini. Poi non c'è una normativa precisa, però qualche anno fa, nel 99, il Consiglio Superiore di Sanità diede un indirizzo e disse che il peso dello zaino doveva collocarsi tra il 10 e il 15% del peso del bambino, fatto salvo ecco, la struttura del bambino, se il bambino è più robusto è meno importante questa cosa. Se la strada che percorre con lo zaino sulle spalle è poca, anche questo rende il danno meno grave. Lo zaino non crea una scoliosi, però su un bambino che ha una colonna problematica può comunque rappresentare un fattore che innesca un mal di schiena.
E comunque ci sembra poco logico che uno si debba caricare sti pesi. Certo. E quindi questa era E l'idea. sulla dislessia? La dislessia, diciamo, è una problematica che correla con un insuccesso scolastico, cioè sono bambini che hanno cognitivamente non hanno problemi importanti, ma hanno questo problema di lettura e di scrittura, per cui vanno incontro a un insuccesso scolastico, che crea spesso una frustrazione, un precoce abbandono scolastico e correla anche con alcuni comportamenti devianti poi nella fase successiva. Se noi riusciamo a individuarla precocemente, possiamo trattarla. È una patologia un po' borderline, cioè della serie per la quale non è prevista per esempio il sostegno scolastico, la possibilità di attivare un sostegno. Per cui due nostre psicologhe volontarie, la dottoressa Ilaria Alesiani e la dottoressa Daniela Piundi, si sono fatto carico di valutare questi bambini, un gruppo di bambini presso tre scuole di San Benedetto, e hanno fatto questo test iniziale, sono state selezionate dei bambini, questi bambini saranno sottoposti il pomeriggio dalle maestre curriculari, questo è importante, le stesse maestre che hanno la mattina, poi il pomeriggio gli fanno questo rinforzo educativo sulla lettoscrittura, saranno poi ritestate a distanza di tempo, nel frattempo le maestre saranno seguite dalle psicologhe che si sono fatte carico anche di monitorizzare la loro attività, quelli che poi risulteranno nuovamente positivi al test che noi rifaremo più in avanti, saranno presi in carico dalla nostra neuropsichiatra, valutati dalla neuropsichiatra infantile, la dottoressa Tiziana Capriotti, che lavora ormai stabilmente da 2 anni presso me e ci ha arricchito in termini, diciamo, di forza della struttura. E quelli che appunto saranno individuati come dislessici saranno poi trattati dalle logopediste per un periodo adeguato in maniera individuale. Per evitare che poi, screenando dei bambini, diciamo, nelle scuole, essendo poi il numero delle logopediste un numero estremamente limitato, per, ecco, fare in modo che poi lì non si crei un tappo, abbiamo pensato anche a un laboratorio pomeridiano, diciamo, di sostegno allo studio che ci permetta di aumentare il turnover dei bambini che saranno presi in carico dalle logopediste, eventuali bambini che poi risultassero positivi a questo nuovo controllo a distanza. Il dottor Esposito ci ha concesso l'aula informatica del nostro ospedale, quindi le stesse, diciamo, psicologhe che hanno fatto il primo test potranno poi per piccoli gruppi, su bambini selezionati dalla dottoressa Capriotti, attivare questa attività pomeridiana che sgrava un po' il compito del logopedista, che può essere, insomma, secondo me una cosa che ci permette di, non, di gestire un po' tutta la filiera. Una citazione speciale alla dottoressa Picciotti, ci ha appoggiato in questo percorso, sperimentare, assolutamente sperimentare, i numeri sono piccoli, ci rivolgiamo a una piccola popolazione perché non abbiamo la forza per gestirne tanti. Però quello che ci tengo a dire è che entrambi i percorsi, per quanto riguarda la nostra azienda, sono a costo zero. Quindi questo direi che è una cosa importante perché non graviamo in nessun modo sulle finanze della nostra azienda, che sappiamo, come tutte le aziende sanitarie, deve essere, insomma, attenta anche alle spese e ai costi di gestione delle varie attività.